Dalle stalle alle stelle ritorno. Questo è il titolo dell'autobiografia di Fabio Vestri. Il batterista retino ripercorre così la storia della sua vita, dall'infanzia al successo dietro la sua batteria ed infine al ritorno nella sua città natale, Arezzo. Un dialogo intimo con l'amico di sempre, Severino Baldi. Credevo di conoscerlo. Batterista, estroverso, grandissimo fumatore, grandi avventure di donne, vero? E invece, leggendo questo libro, che è molto molto bello, mi sono accorto che non lo conoscevo. Ha avuto una vita bella, travagliata, il titolo dice tutto, dalle stelle alle stalle, ma non sfugga il ritorno, cioè in pratica ora sarebbe ritornato alle stalle. Ho suonato con tanti gruppi, ho girato tutto il mondo, mi sono divertito da pazzi, ho fatto anche delle grosse pischerate, come si dice in Toscana, però rifarei tutto come ho fatto, senza lasciare indietro niente. Ho avuto tante avventure, belle e brutte, anche brutte e pericolose. Ho fatto tutto l'opposto di quello che diceva i medici e la mia famiglia. Se mi è andato bene o male le cose ancora non lo so. Lo devo solo a me stesso, sia nel bene che nel male. Noi siamo dell'organizzazione di Per Amore della Musica e abbiamo il primo concerto con Pupo. Ho incontrato dopo 40 anni questo mio amico, il quale l'ho coinvolto a scrivere un libro vista la vita appassionante che ha avuto. Oltretutto, siccome ho coinvolto 80-100 musicisti Arezzo, perché Arezzo è la patria dei musicisti, e ho riportato dal vivo 100 musicisti, perché non doveva esserci lui. Difatti quest'anno ha suonato anche lui al Teatro Tenda insieme a noi, ai Negrita e a Shel Shapiro, con 1200 persone che ci seguono. Io sono solo una concausa dei suoi successi.